Bene, eccoci live con Fiorista Bandera, siamo live anche su YouTube, questa sera facciamo un bouquet su struttura. Io mi sono già preparato una parte di quel del lavoro che dovevamo andare a creare perché è una cosa lunga. Cosa ho fatto? Una struttura con dei fili di ferro. Poi ho legato del filo di ferro molto più fine per fare un reticolo, no? E a questa struttura vado ad inserire dei ciuffetti di foglie secche che ho preso da un palco, no? E creiamo una composizione con secco e fiori veri. Quindi la struttura sarà di foglie secche e il resto sarà di fiori freschi. Ok? Quindi ho già fatto un pezzo e si blocca, vedremo poi come sarà. Non ho idea come mai vado a scatti di così. Vediamo, aspetti, aspettate, vediamo un po' se riusciamo a risolvere il problema. Non so perché va a scatti. Che non cambia, si accende, fa sempre scatti comunque. Vabbè, vediamo se qualcuno poi ci mette un commento e ci dice se su YouTube si vede bene. Ok? Intanto andiamo avanti. Una buona serata a tutti, quindi. Cominciamo allora ad andare a inserire le nostre foglie che andranno a creare la nostra composizione. Ok? Quindi un pezzo l'ho già fatto, come vi ho detto, e vado adesso a riempire. Bisogna fare attenzione perché essendo foglie secche si rompono con facilità, ok? C'è qualcuno live? Sì, salutiamo Stefania, buonasera. Ciao Deliana. Ciao Deliana. Ciao Anna Maria, ben arrivata. Ciao Anna Maria. Ok, allora, come andiamo a creare questa composizione? Andiamo ad inserire delle bacche e dei fiori in maniera tale che ci diano il risultato finale deve essere un qualcosa di misto tra il secco e il vero, ok? Vedete? Ciao Lorella, buonasera. Ciao Lorella, buonasera. Ciao Melina, ciao Paola, ben arrivate. Buonasera anche a Roberta, eccomi di nuovo al lavoro, la vacanza è finita, un anno sarà lungo, amo il mio lavoro. Brava Roberta. Brava Roberta. Ciao Maria, buonasera anche a Elena. Chi fa questo lavoro lo deve proprio amare perché ci sono tanti sacrifici dietro. Ciao Elena, super fioristi, ci scrive buonasera e un bacio a Kobe. Mi hai fatto un rebus, Elena. Bene, allora, cominciamo. Bouquet autunnale. Ormai ci siamo. Ormai cominciamo a proporre qualcosa. Autunnale. Ciao Liliana. Autunnale e abbastanza compatto, eh? Ci avviciniamo all'autunno, esatto Paola, ci si avvicina all'autunno, siamo ancora comunque in estate, fa caldo, ci sono i nostri bei girasoli che comunque ci ricordano l'estate, non è che la abbandoniamo, ci avviciniamo piano piano come fa la natura, no? Cominciamo a colorare i nostri bouquet con del marroncino, dell'arancione, i colori prettamente autunnali.
Stefania, l'avevamo già proposta, avevamo fatto vedere come si faceva questa struttura di foglie secche. Yes. La base è simile, quella che l'abbiamo risistemata, rielaborata, e la stiamo proponendo comunque in un modo differente, perché comunque le basi possono essere uguali. Poi il modo come si va poi a comporre il bouquet, certo. Si può rimanere tutto all'interno, si può uscire, si può fare tante cose. Lorella, sta un pochino meglio, pian pianino migliorerà. Mi piace il verde brillante che stacca con la struttura marroncina, ci scrive Liliana. Anche quello, esatto, porta in risalto le foglie secche. Esatto. E qui rifacciamo un'altra uscita da questa parte. Buonasera Rosella, sei arrivata. Rosella, ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Buonasera anche a Maria Grasso, ben arrivata, ti scrive bellissimo. Buonasera Maria. Sono strutture che si possono preparare e si possono mantenere. All'epoca le avevamo fatte con le foglie fresche. Sì. Perché per assemblare un pacchettino di foglie bisogna farlo con le foglie fresche. Quando ci sarà l'opportunità di andarle a raccogliere, vi faremo vedere come si fanno questi pacchettini di foglie con il filo di ferro, però serve la foglia fresca. Una volta assemblato, la struttura rimane lì, si può utilizzare quando richiesta, però bisogna prepararle prima, le foglie secche. Sì, è vero, giusto. Giusto, giusto, giusto. Barbara si è diventata una speaker fantastica. Mi dai una mano? Anche Paola ci scrive come mi piace. Molto bello e molto particolare. Vabbè, tanto lì va a scatti, quindi anche se mi avvicino. Arriva a scatti, lo vedremo poi. Il bandiera è tornato con un bouquet esagerato e stupendo, è assai colorato, come il nostro super fiorista ci ha abituato. Siete fantastici e quello si sa, vi seguiremo in quantità. Ecco che è tornata la nostra Elena con le sue rime baciate. Allora dicevamo, struttura di foglie secche. Attenzione quando le usate secche, perché ovviamente sarebbe meglio tendono a sbriciolarsi. Usarle. Allora, la procedura potrebbe essere questa: in autunno andate a raccoglierle, le fate i ciuffetti e poi le fate seccare e poi fate la composizione, oppure le utilizzate fresche come ho fatto io la volta precedente, no? Quindi sono composizioni che si possono creare prima, sono basi che si possono creare prima e poi piano piano, quando all'occorrenza, vengono utilizzate. Ok? Ecco qua, questo è il nostro lavoro finito. Guardate che bello! Buonasera Magda! Ben arrivata! Guardate che bello il nostro bouquet! Bello questo bouquet ottusale, di scrive Melina. Sì. Semplice, nel senso che veloce da fare, no? E nello stesso tempo con un impatto molto molto curioso, no? Sì. Per esempio tutte le foglie utilizzate al contrario con i rami, come si chiamano, i piccioli della foglia all'esterno, no? Che danno questo movimento strano, vedete? E poi i colori dell'autunno. Bello. Ok? Ovviamente va. Metto qui davanti così.
anche chi ci segue su YouTube vede il bouquet. Non so come sarà perché a scatti. Non avevo dubbi, molto bello, Deliana, Paola, mi scappano tutti i messaggi e niente, non c'è verso. Vabbè, dopo stasera risponderemo. Sì. Ciao allora. Costanzo, bentornato. Le calle di due colori, da una parte all'altra, bellissime, è vero, di qua un tocco di giallo, di là un tocco di marrone. Sì. Brava Melina che ti sei accorta. Bene. Niente, non riesco a leggerli, appena mi metto sopra il dito scappo via. Allora, stasera poi risponderò ai vostri messaggi, Barbara stasera ha qualche problema a far scorrere con Facebook, sì. È così. Che dirvi? Niente, dai, vi auguriamo una buona serata, state con noi domani sera allo stesso orario e che dirvi? Condividete i nostri live, va bene? Perfetto, domani faremo... Domani faremo un bouquet alla sposa e un centro tavolo, una composizione da mettere sul tavolo degli sposi, giusto? Esatto, quindi state con noi perché domani sera c'è qualcosa di bello. Bene, sera. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, ciao. A domani.